Facciamo vedere oggi a Ventimiglia che la migrazione non è paura, la migrazione è contatto con l'altro, la migrazione è festa, è gioia multietnica, è scambio di culture, è ricchezza! Una cosa solo in italiano, indietro non si torna, qualcuno poi lo può tradurre. I'm really sorry that for the moment we can't speak in English. We start with Italian, then we translate for everybody, okay? Italian and Arabic, okay? Because it's your own manifestation, it's not for us, it's for you. We did it for you, not for us. Because we gotta spread your words, okay? It's for you. It's meant for you. Now I speak in Italian, but later it's for you. Have to speak here, all of you, and we translate it, okay? If you want to, okay? Allora, io sono qua un ragazzo di Ventimiglia e da più di una settimana che seguo questa emergenza. Da quando sono nato ho visto ogni tipo di flusso migratorio proveniente, c'erano, mi ricordo da bambino, c'era l'emergenza dei curdi, poi l'emergenza siriana. 4 anni fa eravamo tutti qua insieme, in una manifestazione insieme con i tunisini che volevano passare in Francia. Oggi invece c'è questo grande flusso di subsahariani e di asiatici che scappano da ogni tipo di tragedia, di violenza, di guerra, dalla fame, dall'epidemia. Portano con loro delle storie che noi nemmeno immaginiamo. Noi come occidentali abbiamo una visione del mondo veramente parziale e solo parlando con loro possiamo avere una visione più completa di come stanno le cose, perché le sofferenze che vivono loro ogni giorno sono atroci. E perché sono qui? Perché noi eravamo là, perché noi abbiamo sfruttato ogni continente, l'abbiamo depredato, l'abbiamo distrutto. Loro sono i rifugiati e i profughi delle nostre guerre. Noi, per tutelare i nostri privilegi, il nostro standard di vita, abbiamo portato morte e distruzione in ogni angolo del mondo. E questa è solo la storia che ci paga, che ci porge il conto. Perché questi ragazzi non fanno altro che scappare da quello che noi abbiamo creato. Oggi a Ventimiglia vediamo che le contraddizioni che caratterizzano l'Unione Europea stanno deflagrando. I ragazzi della frontiera, i ragazzi qua in stazione, stanno facendo un lavoro enorme per farci rendere conto quanto questa Unione Europea sia ipocrita e falsa. Unione Europea che è tanto vigile, tanto attenta a far rispettare folli politiche di austerità e di neoliberismo ai paesi del sud, quanto è muta e sorda rispetto alle esigenze dei popoli. Un'Unione Europea dove le merci, i capitali, i beni circolano alla velocità della luce, ma quando si parla di persone, di esseri umani, si fa a gara a chi alza il muro più alto e a chi fa più ostruzione a questi migranti che vogliono passare e venire a cercare una vita meno sofferente. E questa è la grande ipocrisia di questa Unione Europea. Chi sognava nelle carceri fasciste un'Unione Europea dei popoli vede qua a Ventimiglia quanto questo sogno sia naufragato penosamente, perché sono negli ultimi 20 anni in fondo al mare hanno lasciato la loro vita, le loro speranze, 30.000 persone. È come se la città di Ventimiglia da oggi al domani sprofondasse nel Mediterraneo. E cosa succede? Queste 30.000 persone non sono state sufficienti
Oggi si parla di quote, vincolanti, non vincolanti, si parla di trattative. Ma trattative cosa? Qui stiamo parlando di esseri umani, stiamo discutendo sulla loro pelle. Quindi siamo qua tutti insieme per manifestare, per dare voce alle loro storie, alle loro speranze. Oggi è la giornata internazionale del rifugiato e quindi è per loro che si deve lottare, non si può correre pericolo di protagonismo. Loro ci hanno dimostrato la via da percorrere, perché tutti insieme siamo cittadini del mondo. E qua oggi vogliamo dire: aprite gli occhi, open your eyes, open the borders. Yeah.